Niania, tutti Nirconiani, benvenuti in questo nuovo inquietante video che guardate l'avrei voluto fare ad Halloween. Peccato che questo gioco sia uscito da neanche una settimana. Il titolo in questione è Sarah is Missing ed è un gioco, anzi è anche un'app, in cui simuliamo il ritrovamento di un cellulare che non ci appartiene. Ma grazie a quest'ultimo iniziamo a scoprire delle cose inquietanti riguardo alla proprietaria del telefono, ovvero Sara, la quale è scomparsa e grazie a quest'ultimo cellulare e all'aiuto di Iris dovremmo ritrovarla. Non è un gioco lunghissimo, lo si può finire anche in un'oretta, ma tutte le informazioni che il gioco mi ha fornito mi hanno fatto supporre un qualcosa di macabro. Perché Sara è scomparsa? Cosa le è successo effettivamente? La data della scomparsa di Sara risale al 30 aprile, in quanto, assieme a Fate, tentò di partecipare a un party, una vera e propria festa che celebra la notte di Walpurgis, il che, se siete dei fan di Madoka Magica, sapete benissimo di cosa tratta. È una notte in cui le streghe appaiono, si riuniscono e festeggiano, con danze e atti deviati che non vi sto a spiegare, ma che comunque caratterizzano una celebrazione pagana che addirittura nacque prima del cristianesimo. Avendo noi ritrovato il telefono, scopriamo come Sara sia appassionata di un determinato campo parapsicologico, ovvero quello dei fantasmi. Lei ne attratta, vuole sapere di più di quest'ultime creature, perché effettivamente si chiede, come lei stessa mostrerà in un suo video che è presente nel cellulare, come mai quest'ultimi non si presentino nonostante vi siano molte prove nel mondo, e questo è ciò che caratterizza i suoi primi studi all'università, creando addirittura delle tesi. Ma la vita di Sara è cambiata recentemente a causa del suo fidanzato Derek, il quale comportandosi da stronzo si è fatto lasciare da Sara. Come mai? Beh, i motivi sono nel gioco. Sta di fatto che Sara, anche pressata dalla madre per quanto riguarda il suo lavoro futuro e che cosa dovrà effettivamente fare nella sua vita, è stata sottoposta da una serie di pressioni che l'hanno cambiato l'umore, cosa che effettivamente ha notato Iris. Iris è un'applicazione presente nel telefono che serve a gestire la funzionalità del dispositivo. E infatti grazie a quest'ultimo se riusciremo a trovare determinati file, annotazioni e addirittura email per poter rintracciare Sara. Ma tornando alla passione di quest'ultima, Sara è appassionata di questo campo parapsicologico dei fantasmi, il che non è un segreto, sia Fate, la sua migliore amica, ma anche Derek, James e altri amici, perfino la sua famiglia, sono coscienti di questa sua passione e per questo motivo viene molto spesso aiutata dai suoi compagni, per svariate ricerche o semplicemente per prenderle in giro. Sta di fatto che, come ho accennato prima, Sara non sta passando un periodo meraviglioso, anzi è molto turbata a causa del continuo stress che le viene procurato, ed è per questo motivo che Fate, la sua migliore amica, la convince a partecipare a questa festa, alla notte di Valpuria, la festa in cui dovrebbero apparire streghe, fantasmi, eccetera, eccetera, invogliandola con la curiosità sia di incontrare qualche giovine bell'uomo che qualche fantasma a partecipare. Anche se inizialmente Sara non era convinta, alla fine deciderà di partecipare alla serata, commettendo un fatale errore, in quanto da quel giorno Sara è scomparsa, e l'ultimo indizio che abbiamo di lei risiede proprio nel dispositivo che abbiamo trovato. Del resto non sappiamo neanche dove abbiamo trovato quest'ultimo cellulare, conosciamo solo questo incipit. Ma perché questa festività è così importante e fondamentale nel gioco? Era una festa che veniva festeggiata dai contadini la notte del 30 aprile, festeggiando così Madre Natura affinché quest'ultima restituisse i germogli alla terra, cosicché i contadini non dovessero più morire di fame. La celebrazione consisteva semplicemente nel bruciare qualche fantoccio affinché dimostrassero appunto non solo la devozione dei contadini, ma anche la purificazione del campo in questione e degli svariati campi in cui avrebbero prodotto i raccolti. Ma non era un caso che venissero bruciati dei semplici fantocci, quest'ultimi dovevano rappresentare il male che veniva depurato dal campo in questione. E viene festeggiata tutt'oggi questa festività. Tolta questa ulteriore digressione, Sara giunse alla festa. Non sappiamo cosa fece effettivamente, ma sappiamo una cosa molto inquietante: è stata rapita, probabilmente da Irizu, il quale l'aveva contattata tramite messaggio, sostenendo di essere un conoscente di Fate, addirittura un amico di vecchia data, che aveva il compito di scortarla alla festa. Ovviamente si noterà dai messaggi che Sara è abbastanza perplessa riguardo di questa figura, che comunque la insegue. E infatti, se andremo ad analizzare i video e le foto di Sara, noteremo come l'ultimo video che ha fatto, che risale guarda caso al 30 aprile, sia questo.
I hear footsteps. Sta palesemente fuggendo da qualcosa o da qualcuno, che sia Irizu? Possibile. E infatti è riuscita a fotografare questa losca figura, che ci risulterà sempre mascherata. Ma la vera domanda è: perché Sara, assieme a Fate, è scomparsa? Qual è la ragione principale? Da qui devo scendere a un'ulteriore digressione. Nel corso delle chat, il nostro carissimo amico James ci invierà un video alquanto, oserei dire, indesiderato e inquietante. Io adesso non dormo, grazie gioco. Come potete vedere, accenno una sorta di Red Room, ovvero la stanza rossa. In realtà la Red Room, sotto il punto di vista della realtà, mantiene due origini: l'origine di carattere americano, perlomeno del Deep Web, e l'origine di carattere giapponese. Partiamo dalla prima. Nel Deep Web, oltre a esserci tanta di quella roba inquietante che non vi sto ad elencare, esiste anche la Red Room. La Red Room è qualsiasi tipo di sito consistente nella tortura e addirittura nell'uccisione in live di una data persona, che può essere stata rapita, può essere lì per volontà propria. Sta di fatto che tutto ciò serve a soddisfare l'ego sadico di chi vuole assistere, appunto via webcam o tramite messaggio, alla seguente live. Sarà costretto allora a pagare una certa somma di denaro, così da poter godersi lo show. Invece la seconda origine viene tratta da una leggenda giapponese. Vi sono due fanciulli che non credono a una leggenda. Questa leggenda metropolitana dice che se tu cerchi un determinato sito che ti darà una serie di pop-up e cercherai di chiudere quest'ultimi, morirai. Ovviamente uno dei due amici era alquanto scettico e per questo motivo decise di cercare questo sito. Non trovandolo, alla fine si arrese, ma ecco, i pop-up apparsero e lui ovviamente tentò di chiuderli, e man mano che provava a chiuderli si aggiungeva una frase: "Do you like the red room?", scritto ovviamente con i caratteri giapponesi. Oltre a essere una cosa inquietante, dopo un po' apparve una lista con una serie di nomi, incluso il nome del ragazzo che stava provando a chiudere i pop-up. Il giorno dopo si vociferava che i due ragazzi si fossero suicidati, riempendo la loro camera di colore rosso. Questa è solo una leggenda, ma è tratta da una storia vera. In una scuola giapponese, nel primo giugno del 2004, una ragazzina di 11 anni uccise brutalmente una sua compagna dodicenne, Satomi Mitarai, la quale per l'appunto venne massacrata dalla sua compagna, riempendo così la classe di color rosso. La maestra, preoccupandosi dell'assenza delle due bambine, decise di cercarle. Trovando questa stanza rossa, chiamò la polizia. La bambina venne arrestata. Diceva sempre mi dispiace, ma non rivelava nulla riguardo all'omicidio, nonostante fosse sporca di sangue. E nonostante le sue azioni, in carcere continuava a piangere, stava deperendo, non riusciva neanche più a mangiare per quello che aveva fatto, anche se i poliziotti, andando a casa sua e investigando nel suo computer, scoprirono che quest'ultima era una vera e propria bulla nei confronti della compagna. Torniamo all'argomento principale. La seconda leggenda è la più probabile, in quanto nella scritta, io non parlo il giapponese però lo sento oralmente, c'è qualcuno che dice ti piace senza finire la frase, facendo intuire che effettivamente dica ti piace la stanza rossa scritto in kanji. Ma che cosa c'entra questo video con questa storia? Il ragazzo in questione, inviando il video a Sara, farà in modo di causare dei seri danni al suo dispositivo, in quanto, tra l'altro, dicendolo nella medesima chat, chiunque veda e scarichi questo video subirà dei danni nel proprio dispositivo. Ma perché? Perché questo video ha la seguente funzionalità: perché in questo modo può trarne delle informazioni pubbliche o private della persona in questione. Ne trarrebbe un enorme vantaggio. Ed è forse una coincidenza che sia stato inviato poco prima della notte di Valpurgia? Non è un qualcosa di così macabro e tragico, anzi è una semplice festività campagnola. Ma perché allora questa festa si è trasformata in tragedia per la povera protagonista? Semplice, miei cari negoniani, Sara è stata rapita da dei satanisti. Perché andando avanti nella storia scopriamo che Irizu, la losca figura, ha rapito sia Fate che Sara, uccidendo poi successivamente anche un loro amico, James. Un momento, hanno ucciso James? Perché?
perché? Nella festa di Valpura non vi sono omicidi, né tantomeno sacrifici umani o animali. Vi è semplicemente l'espiazione del male tramite un fantoccio. Perché allora è stata uccisa una persona? Forse rischiava di rivelare qualcosa. Qualcosa che deve essere mantenuto segreto. Infatti James è l'unico che finora ha provato a salvare Sara in qualche modo e soprattutto in maniera concreta, fallendo miseramente. Poverino. Sai il fatto che questo si collega molto all'azione che la maggior parte delle sette, non vado a stereotipare i satanisti ovviamente, compie nei confronti degli adepti e soprattutto di chi è all'infuori della setta, facendo in modo che quest'ultimi non rivelino alcun tipo di informazione a chiunque non faccia parte della setta. E molto spesso agiscono in maniera molto persuasiva. Lo stesso Irizu, che facciamo finta che sia il capo della setta, ha un atteggiamento molto pacato sia nei confronti di Sara che nei nostri confronti. Non sembrerà mai adirato. Sembra quasi un personaggio molto carismatico ed è infatti la caratteristica di un degno capo di una setta: essere abbastanza carismatici da ottenere la fiducia dei futuri adepti. È così che effettivamente agiscono le maggiori sette di successo, soprattutto quelle sataniche. Loro invogliano i futuri adepti ad entrare nella setta facendo leva su determinati problemi che li caratterizzano, in modo tale da far considerare l'idea che la setta satanica in questione diverrà così la loro nuova famiglia. Risolveranno così tutti i loro problemi, anzi li cancelleranno totalmente. A questo punto sarebbe un vantaggio per quest'ultimi entrare nella setta. Per questo motivo il carisma è fondamentale. Ma da qui ovviamente devo fare un'ulteriore digressione, perché insomma, Sara rapita dai satanisti. Ma perché? Su internet si possono trovare una serie di testimonianze di persone che sono riuscite a fuggire da questa sette. Ribadisco, le sette fanno leva sulla figura di chi aiuta a farti stare bene, facendoti credere che il bene non è quello che ti hanno insegnato, è invece quello che ti insegneranno loro. E per questo motivo ciò dovrebbe risultare pericoloso. Sta di fatto che così sto rischiando di stereotipare. Esistono vari tipi di satanismi che si distinguono sotto il punto di vista sia filosofico che pratico. Aleister Crowley, o come cavolo si pronuncia, viene da molti considerato il padre del satanismo, in quanto lui considerava che in realtà non esistesse un dio, né tantomeno un satana. È l'uomo ad essere al centro dell'universo e tramite la magia può ampliare la sua conoscenza, aumentandone il livello di spiritualità nonché il livello di divinità. Siamo noi stessi considerabili dei. E da qui ovviamente, dalle varie interpretazioni che se ne possono ricavare, si sono formate vari tipi di sette sataniche, che non vi starò ad elencare una a una perché ognuna è differente dall'altra. Vi basti sapere che esiste il satanismo di tipo occultista, tradizionalista, gnostico, acido, razionalista e infine il luciferismo. Si distinguono, come ho già detto prima, da svariati tipi di pensiero, ma anche dall'atto pratico, in quanto si possono caratterizzare per eventuali riti. In generale, i satanismi a carattere filosofico consistono nella diffusione di un semplice pensiero, che considera Lucifero come l'unico vero salvatore, in quanto fornito dall'uomo del libero arbitrio di conoscere il mondo, cosa che il Signore non ha permesso. Ma non tutti la pensano semplicemente così. Il satanismo acido, infatti, è quello più noto per le sue funzioni di carattere prettamente carnale. Il sesso e gli atti deviati che ne perseguono sono ciò che caratterizzano il satanismo acido, con conseguenti sacrifici animali e umani. Addirittura nelle loro messe nere viene parodizzata l'eucaristia mangiando carne di animale. Tra l'altro, in queste messe, ma addirittura nelle cerimonie più semplici, il capo degli adepti e i vice adepti, diciamo così, fanno in modo che gli adepti in questione utilizzino delle vere e proprie droghe affinché quest'ultimi possano elevare la propria figura spirituale. E inoltre, questa è una cosa molto nota, vi è anche l'uso delle maschere durante i rapporti sessuali. E questo ricorda molto l'evento che è appena accaduto a Sara. Infatti, quando parleremo con Irizu, noteremo come nelle foto vi siano costantemente delle figure mascherate. Le maschere non ci sono nella notte di Valpurga, non ve ne ha alcun tipo di cenno, mentre invece si sa che i satanisti fanno uso delle maschere. Ma potreste benissimo dirmi: Giulia, la notte di Valpurga non c'entra nulla con i satanisti. E qua vi sbagliate, perché esiste un vero e proprio calendario in cui celebrare le messe sataniche e determinati riti, e tra queste fa parte il 30 aprile, la quale viene festeggiata con determinati atti sessuali che non vi sto a spiegare. Anche se questi atti verranno descritti da un calendario che ci è stato fornito in precedenza da James, invitando quindi Sara a non partecipare alla festa. Ricapitoliamo. Sara è un'universitaria. Un'universitaria che ha subito un drastico cambiamento del
dell'umore a causa della rottura col fidanzato e delle pressioni sul futuro lavorativo che costantemente le emana la madre. Viene incoraggiata da alcuni amici nelle sue ricerche e soprattutto a incontrare qualche nuovo ragazzo. Faith la incoraggia a partecipare alla festa, lei partecipa e viene rapita. Noi troviamo per puro caso questo cellulare, scoprendo questi dati e entrando in contatto con questo Irizu, che stiamo supponendo essere il capo della setta. Irizu alla fine del gioco ci porrà una scelta: salvare chi? Faith o Sara? In realtà è impossibile salvare Faith, ci ho provato io stessa. Alla fine l'app Iris farà in modo di modificare la tua chat affinché tu scriva uccidi Faith e non uccidi Sara, facendo vedere queste macabre foto in cui appunto la ragazza viene uccisa. Infatti in precedenza lo stesso Irizu dice che loro non uccidono, lo fanno semplicemente per depurare il male dal mondo. Anche se non capisco cosa c'entrino due ragazze. Purtroppo non sono riuscita ad adempiere completamente alle mie ricerche, perché non so esattamente che tipo di atti violenti compiono nei confronti degli adetti le seguenti sette, ma di solito vi è presente lo sfogo carnale, quindi probabilmente queste due ragazze sono state rapite, sono state violentate, minacciate, per poi essere messe nelle mani di un estraneo che ha dovuto scegliere chi salvare. Anche per salvare James avevamo una scelta: poter condividere il link o meno, cosa che sarebbe stata inutile perché lo avrebbero ucciso lo stesso. Ma grazie a quel link, condividendolo agli amici di Sara, avremmo condiviso la stanza rossa. Per questo motivo i satanisti in questione avrebbero il controllo del telefono anche di queste persone e quindi le loro informazioni private. Tuttavia voglio mettere in risalto per ultimo un'ulteriore teoria riguardo al gioco. Il seguente gioco si può scaricare gratuitamente dal sito, ma in realtà si può anche acquistare facendo una donazione. Ma mi sono accorta di una cosa: ufficialmente noi non abbiamo salvato Sara, abbiamo solamente fatto uccidere una ragazza, non l'abbiamo fatta scampare dal pericolo, è ancora nelle mani di quei satanisti. E se tutto ciò fosse effettivamente preso da un vero cellulare per poter salvare una ragazza mediante un riscatto, non possiamo saperlo. E per carità, spero che non sia così. I hear footsteps. Bene cugnani, eccoci alla fine del video, spero che quest'ultimo vi sia piaciuto, che le mie ricerche abbiano dato fondamento a qualcosa di sensato per la prima volta. Iscrivetevi al canale se volete vedere altri video simili, oppure anche semplici gameplay di RPG. Mettete mi piace, condividete per diffondere la parola non dei satanisti, bensì della teoria di Sara. Seguitemi su Telegram, così dal vostro dispositivo potrete avere sempre novità inerente al caricamento di un nuovo video. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Gna gna a tutti, gente!